Borsa Ecofriendly Exit. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, di lavoro produco borse per altri e da tempo, da immemore tempo, parlo di brand per oppormi alla contraffazione. Racconto brand di nicchia, brand particolari, tutti raccolti nella mia recensione di... nella mia playlist le recensioni di borse che trovi qui, che avevo indicato già prima, e mi trovi molto confusa perché il periodo è quello che è, ma non pensiamo a questo, pensiamo alle borse. Questo brand è molto molto particolare, che non devo dire più particolare, ma questo brand è molto riconoscibile e vedrai subito perché. C'ha una bellissima storia alle spalle, l'ho incrociato per caso, ma ti parlo di questo e di altro dopo la sigla. Ma ti ricordo che questo video non è sponsorizzato, quindi mi raccomando, continua a sostenere il mio canale iscrivendomi, mettendo un like, un applauso, quello che vuoi, un abbraccio, un commento, insomma, vedi tu. Sigla. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre borse originali. Ultimamente sto cercando sempre di più, e lo ripeto perché è importante comprare borse originali, di trovare dei brand che abbiano uno studio dietro, perché una delle cose che più non viene considerata al mondo è che dietro alle borse ci sia uno studio, tanto sacrificio, tanta ricerca prodotto, che le borse siano semplicemente copia e incolla. E per alcuni brand è così, per altri invece c'è tutto un mood, una voglia di innovare il settore, di renderlo più ecosostenibile. E in questo caso, proprio questo brand che si scrive, si pronuncia Exit, che a Napoli significa usi giù l'inora macchina praticamente, che tradotto in italiano sarebbe il sedile dell'automobile. Insomma, questo brand prende proprio spunto dal voler riutilizzare tutto quello che viene scartato dalle aziende automobilistiche, o comunque dalle auto dismesse in questo senso, e quindi prende proprio l'idea, e vedrai anche il mood della borsa che ho acquistato, proprio da questo concetto. Ad essere sincera, quando sono andata sul sito e ho visto le borse, mi è subito venuto in mente un po' Crumpler come concetto di borsa, dove c'è tanto tessuto, tanti riporti fatti un po' come l'automobile, che però alla fine sono anche riportabili a quel brand lì. Ma adesso andiamo a guardare qualche informazione sul sito, ti do delle indicazioni, ti dico che loro sul sito presentano tutto il progetto, poi per acquistare ti sposti su un altro sito che è Etsy e acquisti i prodotti lì sopra, quindi insomma non è strano che tu esca dal loro sito e vada su un altro sito. Ti faccio leggere un po' di storia, poi trovi ovviamente il link qua sotto con tutta la storia raccontata, e ci vediamo fra poco per farti spacchettare la borsa. Siamo Alice ed Alessandro, una giovane coppia con due background diversi ed una convinzione comune: l'urgenza di cambiare l'atteggiamento dell'uomo verso la natura, poter continuare ad ammirarla nelle sue forme più autentiche. Il cambiamento climatico è una realtà, sta già provocando impatti e fenomeni di frequenza e intensità mai visti nella storia umana, e con essi sofferenze, perdite di vita, sconvolgimenti degli ecosistemi e della ricchezza delle biodiversità che sostengono la nostra vita. Studi scientifici evidenziano il gran numero di biodiversità ed habitat naturali ormai prossimi all'estinzione. Sulla home dice che è un prodotto made in Italy, eco-friendly, il design da dove proviene, che i materiali sono sempre diversi tessuti sintetici, e nostro rende il pezzo unico ed irripetibile. La borsa che ho acquistato io è una shopping bag unisex, pagata 158 euro, e la spedizione è gratis. L'azienda ha sede a Fermo, e come ti dicevo, insomma, l'idea nasce da questa coppia che è sostenuta comunque dalla famiglia, ed è arrivata molto velocemente la borsa, un paio di giorni dall'ordine, in questa scatola. In questo caso avevo bisogno anche di una borsa da lavoro, e quindi volevo una borsa un po' più grande, in questo senso, perché
sto prendendo sempre borse o di media dimensione, quindi non c'entra proprio tutto, piccoline, perché sto sperimentando un po' di cose. Quindi qui ci scrive: grazie per aver creduto nel nostro progetto, noi guardiamo al futuro con un pensiero positivo e insieme a te vogliamo rendere migliore il pianeta in cui viviamo. Più siamo, più facciamo rumore. Dietro c'è scritto: ciao Ornella, grazie per averci scelto. Alice. Mi prendo lo spot: più siamo, più facciamo rumore, perché è verissimo. Uno dei motori di tutto quello che sto facendo è che ho cominciato da sola. Quindi la gente mi dava della pazza, che vuoi raccontare i brand per opporti alla contraffazione, la gente non se ne fregherà mai niente, la gente è stupida, la gente compra solo il brand, la gente è questo, come se noi fossimo lobotomizzati. Invece poi mi sono resa conto col tempo che quelle persone che dicevano che tu, che io siamo delle pazze, in realtà sono gente che ci lucrano sul fatto, che ne so, sulla contraffazione, sul tenere il brand a un po' ammacchiato. Poi ne parliamo in un altro video, però sostanzialmente mi sono resa conto che è vero, cioè sono diventata anche più rumorosa, perché siamo diventate in tante a chiedere dove si producono le borse, che cosa c'è dietro la borsa, a cercare dei brand più particolari, a comprare delle borse che magari suggerisco io, sempre senza guadagnarci nulla, perché qua è un modo di incentivare l'acquisto consapevole. E quindi mi rendo conto che loro fanno benissimo a cercare il supporto tuo o di chiunque possa trovare nel brand, nel modello, nel mood che c'è dietro proprio al brand, sostegno. Quindi mi raccomando, teniamo sempre d'occhio queste cose. La flanellina è logata ed eccola qui: grazie per aver scelto Exit, questo prodotto è ideato e realizzato in Italia da maestre artigiane. Se ci vogliono invitare a vedere anche dove realizzano le borse, mi farebbe davvero tanto piacere. Gli articoli Exit sono pensati per le persone sensibili al tema della tutela dell'ambiente, che vogliono contribuire a perseverare nella naturalezza senza dover rinunciare ad un accessorio funzionale al design. Utilizziamo materiali ricavati dagli interni delle auto destinate alla demolizione e doniamo loro una nuova vita. Abbiniamo tessuti e nastri in modo originale, creando contrasti innovativi e ricercati fino a rendere ogni pezzo unico ed irripetibile. E quindi trovi tutto scritto qui. Ovviamente, essendo una borsa unisex, tendenzialmente può sembrare un po', come dire, non gradevolissima, almeno per quanto mi riguarda, che amo di più le borse un po' più femminili, magari può essere a colpo d'occhio non estremamente affascinante. In realtà, se tu guardi sul sito, le modelle che lo indossano rendono tutto molto più vestibile, quindi secondo me è una borsa da provare anche per vari abbinamenti. Una cosa che mi piace sono proprio gli abbinamenti di colore. Ovviamente questo permette che io, ad esempio, che vesto spesso di nero o comunque con colori, in questo caso oggi è un evento unico che è raro che sto con colori chiari, è una borsa facilmente abbinabile. Questa era la cosa che mi ricordava molto Crumple, il fatto che ci fosse una tracolla che non fosse removibile. È fatta con la cintura di sicurezza, praticamente, fighissima. Sopra è chiusa e andiamo a guardarcela all'interno. Ci permette anche di tirare fuori, è fighissima questa cosa. Ha praticamente l'immagine di quello che serve per recuperare le auto per demolirle, no? Quindi il gancio che le prende e le demolisce, quindi insomma il concetto è ripetuto. Poi ha questi quattro simboli che vengono ripetuti un po' dovunque, come questo loghetto che c'è qui su, e quindi all'interno troviamo appunto questa tasca con quella immagine che ti ho fatto vedere, e dall'altro lato, dove hai visto questi loghetti, c'è una tasca con chiusura lampo. La borsa è bella grande all'interno. Ovviamente, sentendola al tatto, non è una borsa molto estiva, però visto che ci avviciniamo comunque all'inverno e pure i colori non sono particolarmente estivi, non so le altre colorazioni eccetera, sento un po' pesantuccia. Anche questa tasca davanti, bella larga e profonda. Passiamo ai voti. Per la tintura il mio voto è 0, non c'è.
Tendenzialmente mi sono anche resa conto che molti brand eco-friendly, ecosostenibili, tendono giustamente ad utilizzare poco le colorazioni esterne o comunque i bordi. Uno, perché è complicato tingere comunque materiali simili alla plastica o tessuti. Due, perché ovviamente questo ha un impatto ambientale, cioè comunque la tintura, per quanto viene smaltita in maniera regolare, non attraverso le acque insomma normali, però comunque ha un impatto ambientale anche di smaltimento, quindi molto spesso nei prodotti eco-friendly questa cosa viene eliminata. Stessa cosa, si sta arrivando anche ad una concezione di collanti e solventi da utilizzare nelle borse, magari sono molto più in linea con la natura in questo senso. Cuciture che sono ben visibili su questo, da questo punto di vista qui, il mio voto è 4. Per le rifiniture il mio voto è 4. Per la valutazione qualità prezzo mi sento di dire che è un 4,5 abbondante. È una borsa studiata per resistere, quindi è una di quelle borse che tu puoi portarle al lavoro, ci puoi mettere il computer, è anche un po' imbottita, non tantissimo, quindi consiglio sempre di mettere la protezione per il computer, però ha una struttura che aperta permette, vedi, può rimanere anche aperta e mantiene la sua forma, e questa è una cosa molto molto importante che è stata studiata pure secondo me molto bene dal punto di vista proprio tecnico. E poi ovviamente tu la puoi chiudere e avere una maggiore protezione sostanzialmente portandola, è anche molto leggera, anche se non sembrerebbe, ma è così insomma, e la puoi portare, si attracolla, è un po' strettina così, quindi è più da mano. Per la valutazione utilità è un 4,5-5, perché sostanzialmente la vedo bella capiente, poi la testerò e ovviamente ne riparleremo nei test di utilizzo. Per me la borsa è promossa, è promosso il progetto, io sostengo appunto comprando questi brand tutto quello che c'è dietro come lavoro, e spero di incuriosire sempre le persone, andare a cercare, non vi fidate di me, andate a vedere sui siti, andate a vedere sui loro social, di tutti i brand che recensisco, che cosa dico, che cosa fanno, e se hanno delle cose che magari mi sono sfuggite, vieni da me, vieni piccola, vienimi a commentare, a dirmi guarda non ti sei sbagliato, fate benissimo, voi neanche di me vi dovete fidare, perché io sbaglio, perché sto imparando anche grazie a te che mi dai suggerimenti qua sotto, iscrivendoti, mettendo mi piace, condividendo sempre di più i miei video, la possibilità di conoscere nuove cose. Quindi non smettiamo di essere curiosi mai, e non accontentiamoci mai di quello che ci viene detto, né da Ornella, né da Pinco Pallino, né dal super mamma santissima delle borse della pelletteria. Mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.